Andiamo. Oh, e ora? Ah. Mio nobile cavaliere. Sono arrivato giusto in tempo. Così parrebbe. Sì. Per quanto non sia nella mia natura farmi sopraffare da una guardia. Sei qui da sola? Ci sono anche Devi e Finli. Si occupano delle altre guardie, tu? Non potevo rischiare la squadra, ma ho un compagno con me. E ti fidi di questa persona? Sì, ciecamente. Molto bene. Mi auguro. E adesso? Entriamo da lui e andiamo alla sala degli archivi. Andiamo. Ma come cazzo corri, oh? Sei matta? Questo c'è lo sgamo paura e tu corri così. Sei fuori. Dai. Cazzabubolo. Dai, ti facevo fuori 4 volte. Su. Ora mi avvicino e lui si muove. Classico. Vabbè, se proprio insisti a morire così, va bene. A me sta benissimo. Vediamo se c'è qualcosa qua da aprire. Ah, che cosa abbiamo dentro qui? Che cazzo? Ma perché ci sono ste cose? Io non capisco. Boh, non riesco a capirlo. Come puoi vedere, abbiamo incontrato resistenza. Noto. Sono da questa parte. Rani, abbiamo un accesso. Una volta pronti, useremo la carrozza per salire sul balcone. Aiutaci a sistemarla. Non è una spintarella. Spedizione! Andiamo. Quassù. Devi, no. Voglio che resti qui. Rani, il mio posto è accanto a te. Sei la solita bambina. Io ora parlo una lingua sconosciuta. Ascoltami. Ti rendi conto di quanto tu sia importante per me? E allora perché mi stai cacciando? Ho bisogno che tu porti avanti la causa se dovesse accadermi qualcosa. Non dirlo mai più. Nevermind. Devi, anche se non ti fidi di me, sappi che proteggerò la regina al posto tuo. Lo devo a entrambe. E allora pensaci tu. Grazie. Vai fuori dal cazzo. Non ti conviene far innervosire quella peste? Quindi lei è la regina dei ribelli? È la Mulan dei ribelli. Intrusi. Zitto, è buono. Al riparo! E te pareva. Guardie in arrivo dai cancelli principali! Dannazione! Guardia neutralizzata! Altre guardie! Con le spalle sul balcone.
Porca. Diavolo. Ricarico. Merda, da... Dov'è? Dov'è lo stronzo di turno? Si riesce a sparare da qua, porca puttana. Ma da qui... E già... Mi piacerebbe trovare un posto anche dove... Poi magari ti riesco anche a colpire. Dov'è l'altro? Uomo a terra! Entriamo prima che arrivino altre guardie. Imo! Attenzione, fucilieri! Aia. Orca. Porca troia. Ma sei scemo? Capo, mi arrivano altri da dietro. Chiudi. Bersaglio eliminato. Sono a corto di munizioni. Ma vaffanculo. Ma tu sei ancora vivo? Porca. Dai! No, non ci credo! Bravo! Diavolo! Diavolo. Wow. Ciao. Ciao. Tu non hai proprio idea di che cosa ti sta per arrivare in faccia. Non proprio per niente, non ne hai proprio idea. Adesso ci siamo e ragioniamo correttamente. Ciao. Sto fucile. Potrebbero arrivarne altri in ogni momento. Qualcosa di pazzesco. Andiamo. Ma io voglio la bomba. Ok. Fucila la mano, il signor fucila la mano. È troppo sgravato. È tanto troppo.
Pronti. Quindi? Pigliamoci l'audio. Notizie dalle Indie orientali. Qua ce n'è una e qua ce n'è un'altra. Che è? Che facciamo qua? Tutto in corto? Allora, così... Così... Ah... Così... No... Così... 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 Yeah... Bene... Apri il portum... Solite cartaceo... Io... Boh... Mio caro Job, penso che apprezzerai queste informazioni. Non so cosa siano, però. Cosa c'è qua? Ci lasciamo scappare due granate, due bombe a mano così. Andiamo. Lucan, non sparare! Questa è Lakshmi Bai, è il capo della ribellione. È una tua alleata, non sarai uscito di senno per caso. Aiaiai. Porti la stessa domanda. Se non ti conoscessi, penserei che questa sia un'imboscata dei ribelli. Come se la prigione potesse spaventare. Ora non c'è tempo per questo. Ci serviva aiuto, era l'unica a cui potessi rivolgermi. Questa è una follia, stai mettendo a rischio le fondamenta dell'ordine. Alastair, devi fidarti di me. Ci hai chiesto di trovare una prova. Lei era con me a Blackwall. Ha visto tutto con i suoi occhi. Vuoi dirmi che ti ha aiutato a distruggere i moli della Compagnia delle Indie Unite? Mio padre aveva ragione, è un atto di terrorismo. Ti ha usato. È stata lei a mettermi al corrente della cospirazione. E se vogliamo capire, il suo aiuto è fondamentale. E se ti sbagliassi? Cazzo. Allora risponderemo delle nostre azioni. E ne subiremo le conseguenze. Come ha fatto Mallory? Prega di avere ragione. Non vorrei vederti sul lato sbagliato di questo conflitto. Neanch'io, fratello. Eccoli, dall'altro lato della sala. Tu davvero pensavi di startene lì in mezzo così? Porca. Specialista fuciliere neutralizzato. I piatti Ming. No, davvero le ho finite tutte. Culo. Bersaglio eliminato. Via libera. Muoviamoci, la sala degli archivi è di qua. Eh sì, il fatto che adesso ho bisogno di munizioni a go go proprio, a gaganelle. Culo. Se non c'è alternativa. Anche la mitraglietta va benone. Fucile a canne e bozze. Troppo sgravato sto fucile.
Di qua, oltre la balconata del cortile. Intrusi, sul balcone! Guardie! Nel cortile! Culo. Ha detto oltre, quindi di là? Simpatici amici, sparacazzi, sparabubbole. Cavaliere, trova un riparo. Un cecchino a destra. A destra. Stronzo. Guardia, sto ricaricando. E che merda puttana. Uomo a terra. Tira fuori il naso. Puttana. Dai. Oh. E allora dillo che c'era questo tipo di fucile qua. Che palle! Questo era l'ultimo. Ah, infatti. Muoviamoci, finché la situazione è tranquilla. Galad, aiutami su questa morte. Posto? E allora spalanchiamo queste porte. Un, due, tre. Infiltrati, siamo infiltrati. Gli archivi sono più avanti. Non vedo l'ora, anche perché qua, stanza dopo stanza, si capisce che cazzo fare. Journal. I ribelli di spread di, oh signore, mi viene la parola, mettono un sacco di terrore al ponte. C'erano due persone qua. Sì, sì, sì. Guardate negli archivi. Cercate manifesti, polizze di carico, ordini d'acquisto. Ciò che unisce la compagnia alle spedizioni del Mezzosangue. Perlustriamo gli archivi. Come possiamo controllare tutti questi documenti?
qua sotto. Nulla. Ma come siamo bravi che richiudiamo pure. Qui non c'è niente. E che razza di archivi sono se non c'è niente, scusa? Fammi capire perché non sono bravo a capire. Cassetto. Un audio. Quello è un audio. Testamento del capitano. Testo. Stiamo perdendo tempo. Nothing. Questa saletta qua. È la statua, è la testa della Statua della Libertà. Verifichiamo di qua. Nulla. 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 Cassetto. Trovato qualcosa. Cavaliere, di qua. Questo ti interesserà. Le rotte commerciali. Queste spedizioni erano dirette al mio paese. Stando a quel che dice il registro, la compagnia ha un punto d'appoggio in ogni stato indiano. Eccolo, il carico dell'Agamennone, destinato alle coste orientali delle Americhe. E tre spedizioni previste sulla stessa rotta. La prossima è la RMS Oceanic e partirà tra 6 settimane. Dov'è Finley? La storia si infittisce. Niam niam. Lord Hastings. Mi credi adesso? È lui l'uomo dietro tutto questo. Gli omicidi di Whitechapel. La piaga dei mezzo sangue. Le Indie Unite. Sempre voi. Jacob Van Neck. Oh, come i libellisti di strada mi hanno affettuosamente rinominato. Jack, lo squartatore. Al vostro servizio. Eccolo Jack, lo squartatore. Ti ringrazio, Sir Lucan, per avermi consegnato questi ficcanaso. Occupati di loro. E non deluderci. Tu. Vabbè, questo ci stava. Un colpo di fortuna, vero, Sir Galahad? Il capo dei ribelli catturato. E un traditore smascherato. Tutto in un sol colpo. E il traditore sei tu, purtroppo. E questo l'avevamo capito. Alastair, come hai potuto? Perdonami, fratello.
La mia stirpe viene prima di tutto. La tua stirpe? La stirpe. Anche lui è un lupo. Corri! Soto! Dai. Dai, reagisci, Galad. Galad. Dai, cazzo. No, l'ho mancato. Puttanazza, l'ho mancato. Però. Reagisci, Galad. Triangolo. Bravo. Aprigli quella pancetta. Vieni qua, vieni. Avvicinati. Testa di ravanello. Eccolo lì che te la via. Guardalo come scappa. Aia. Bastardi. Schifosi. Faccio una fatica a farli fuori sti qua. Dai, 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 che gli sparo. Quanti cazzo sono? No, sto scherzando. Bravo, grande. Culo. Sono senza munizioni. Sono senza munizioni. Orca, cosa ho trovato? E uno. Sciuca. Sciucalo fortissimo. E dolorosatissimo. Wow. Dove sei? Avvicinati, testa di cazzo. Succatelo forte. E godi con questo bel coltello nello stomaco. Sta alla grande questo figlio di puttana. Cavaliere, qui comando. Confermata la presenza di intrusi nella sede delle Indie Unite. La polizia cittadina ha ricevuto l'ordine di restare in attesa. Oh. Buona. Grandissimo. Abbiamo prestato giuramento. Bastardo. È bello aggressivo. Minchia. Galad, resta dove sei. Aspetta, posso Ho spiegare. Detto non muoverti.
Ai ai ai. Arrivi giusto in tempo. Ai ai ai. Ho segnalato dei disordini. Sì, Sir Galahad ha fatto irruzione con dei ribelli con l'intento di uccidere. È una menzogna. Questo è il risultato della loro incursione. Il complice di Sir Galahad era una donna. Il capo dei ribelli, di fatto, è riuscita a sfuggirci a lungo. Ma ora è finita. Ordinate alle guardie della compagnia di ritirarsi, Lord Hastings. Ci occuperemo noi cavalieri della cattura del capo dei ribelli. Easy, ascolta, mi stai commettendo un errore imperdonabile. Sir Percival, prendi in custodia questo intruso. Mi addolora che questo compito ricada su di te, Marchese. Non più che a me, messire. Tienilo lontano dalla mia vista. Ti ringrazio, Lady Igraine. Il tuo intervento è stato provvidenziale. Stiamo solo facendo il nostro dovere, Lord Hastings. Non di meno, mia cara. Faresti meglio a tenere ben d'occhio quel traditore. Aspettatevi di essere convocato dinanzi alla corte. Dai, che hai capito tutto. Servirà la vostra testimonianza. Sono sempre al servizio dei gloriosi cavalieri di Sua Maestà. Dai, che hai capito tutto. Non sei scema. Chiudi.